Segnale molto bello da parte nostra, cioè un segnale dalla politica che viene dall'Europa, anche un'attenzione al nostro governo. Il messaggio è che occorre accelerare e fare molto, perché questo può diventare uno dei grandi obiettivi europei ed italiani su cui costruire una speranza del futuro, sia in termini di società e riducendo ed eliminando i divari, tra l'altro, e costruendo un percorso di società che abbiamo detto molto chiara, cioè persone al centro della società e imprese al centro dell'economia, nella logica della sostenibilità armonica. Bello, ne siamo particolarmente orgogliosi, ricordando tra l'altro che l'industria italiana è la prima in chiave di economia circolare in Europa, e l'idea di costruire una dimensione da protagonisti, recuperando senso e spirito di comunità, partendo da un grande obiettivo che è la sostenibilità, che va declinata in termini ambientali, sociali ed economici. Darci dei grandi obiettivi, pensare alla grande e costruire un grande paese attraverso una filiera che ha anche la centralità del lavoro, che riguarda i tanti settori dell'economia del paese, a partire chiaramente dal nostro, essendo il nostro la seconda manifattura d'Europa come paese.